Ciao a tutti! Oggi prepareremo le nastrine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 5 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono zucchero, burro, latte, lievito di birra fresco, farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, tuorli, sale, aroma di vaniglia, aroma di arancia, zucchero e burro per spennellare, tuorlo, latte e zucchero di canna per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero. E il lievito. Ed azioniamo il bimby. Per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere il burro, la farina, di tipo manitoba. L'aroma di arancia, l'aroma di vaniglia, il sale e i tuorli. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti. In modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Poco prima di riprendere l'impasto dal forno, prepariamo la crema al burro. Mettere nel boccale lo zucchero, il burro che deve essere a temperatura ambiente, ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Trasferire in una ciotola. Abbiamo ripreso l'impasto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. L'impasto risulterà un po' colloso. Spolverizzare con dell'altra farina. E dividere in due parti uguali. Togliere e mettere da parte una parte dell'impasto, estendere con il mattarello. Dopo aver formato una sfoglia da 15 cm per circa 50, andremo a realizzare le sfogliature. Prendere un po' della crema al burro e spalmarla 10 cm di impasto. Pieghiamo. Schiacciamo bene. E rispalmiamo la crema al burro sull'impasto che abbiamo sovrapposto. Piegare nuovamente. Schiacciare e spalmare l'altro burro. Chiudere con l'ultima parte dell'impasto
formiamo un rettangolo. Avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 2 ore e ripetere l'operazione con l'altro impasto. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso effettueremo dei tagli dello spessore di 2 cm. Adesso andremo a formare le nastrine. Prendere l'impasto, schiacciarlo leggermente con il mattarello. Girarlo. Schiacciare bene il centro. Effettuare 2 tagli. Schiacciamo un altro po', e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto dei panetti. Dopo aver formato tutte le nastrine, posizioniamoli in forno spento con luce accesa per almeno 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le nastrine, adesso li spennelleremo con il tuorlo d'uovo e il latte. Spolverizzare con zucchero di canna. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. Le nastrine sono cotte, lasciamole raffreddare del tutto prima di rimuoverle dalla teglia. Nastrine, grazie e alla prossima ricetta!